senza lavoro, senza soldi. Ci hanno rovinato in tutti i sensi. Maria ed il marito abitano nei pressi di Cavriglia. Dopo aver perso il lavoro hanno avuto difficoltà a continuare a pagare il mutuo prima casa. Su questo mutuo, però, dopo la denuncia della signora, c'è l'ombra di un tasso nettamente superiore a quello di usura. Questo mutuo è sicuramente un mutuo di natura usuraria perché facendo un'analisi tecnica delle clausole e anche dei tassi realmente praticati, è venuto fuori che il tasso effettivamente praticato è del 18,10%, quando il tasso soglia usura del periodo di riferimento è del 6,23%. L'usura pattizia significa che il contratto di mutuo è nullo. La casa di Maria è finita comunque all'asta, venduta a poco più di 60.000 euro, un terzo del suo valore di mercato. Nonostante un'invalidità al 100% per le sue condizioni di salute, l'iter esecutivo non si è bloccato e tra pochi giorni Maria e il marito potrebbero essere sbattuti fuori dalla loro abitazione. Gli è stata data una scadenza per lasciare la casa? Purtroppo sì, e mi hanno detto il 22 o il 23 settembre, c'è scritto in uno di questi fogli. Quindi non andate via? No, perché anche mio avvocato ho inviato tutta la documentazione per protrarre ancora di più, perché noi dobbiamo finire le indagini. Poi dove andiamo? C'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dice che il giudice ha il dovere di esaminare le clausole dei contratti e nel caso in cui ci sono delle ipotesi di clausole vessatorie, qui si parla di usura, per cui più vessatoria di questa penso non ci sia, ha il dovere di sospendere le esecuzioni, di controllare in attesa che venga fatta chiarezza sull'aspetto. Essendo anche disabile, perché faccio una chemioterapia, mio marito si è scoperto che ha anche una paraparesi spastica, ci siamo imposti che la casa è nostra e noi dobbiamo continuare a lottare contro queste persone.